sì, l'estremismo di questi ultra vegani, non tutti, Parenzo, non tutti naturalmente, perché io sono amico di moltissimi vegani che non si sognerebbero mai di dire certe cose. L'estremismo di questi ultra vegani è arrivato al limite. È arrivato al limite. Io non so nemmeno come si chiami questa signora, più tardi lo scopriremo nel corso della trasmissione. Credo Roberta di nome, di battesimo. Di ecco, battaglia. Sì, di battaglia. Questa qua è una professionista nel suo settore, nel settore privato, ed è anche un'attivista ultra vegana, un'attivista animalista. Allora, cosa è successo? Ecco. È arrivata una foto di un bambino, lei è arrivata, diciamo, d'accordo, su Facebook, non so, in tutte queste diavolerie, caro Parenzo, diavolerie, che sono i profili, web, eccetera, eccetera. Quindi di webity. Esatto, allora è arrivata una foto con un bambino che mangia una bistecca. D'accordo. Un bambino naturalmente con gli occhi coperti, no? Sì. Un bambino con gli occhi coperti. Sì. Indovina questa signora come ha commentato. No, la più palle. Puoi immaginare, cioè, nella maniera peggiore che si possa commentare. Beh, non è che ha detto, che ne so, una cosa normale sarebbe un vegano. Buon appetito. Vabbè, sì, io avrei detto, sì, se avessi voluto commentare avrei scritto buon appetito sotto, oppure che bella, chi è questo bambino, come mai postate la foto di un bambino, oppure che ne so, dove siete. Sì, ma io anche niente, mi sarei letto un libro, esatto. Ho guardato, allora, se fossi Buchini avrei guardato un film porno e basta, insomma, non avrei fatto nient'altro. Vabbè, adesso non è che Buchini guarda solo film porno. No, voglio dire, fossi stato Cruciani, che so, non mi sarei lavato i capelli per una settimana, cioè non avrei neanche commentato, non me ne frega niente Signora invece ha scritto la frase più agghiacciante che si possa scrivere, che va oltre l'essere vegani, secondo me. Rivolto a questo bambino, perché lì di quello si tratta. Sì. Speriamo crepi di cancro da giovane. Cioè, ragazzi, questa qua è membro di un'associazione animalista, ultra vegana, eccetera, eccetera. Speriamo crepi di cancro da che giovane. Schifo. Il bambino. Cazzata? No, pur di non dire, testa ha detto per definizione, non può dire, ecco. Proprio per definizione. Amerigo, provincia di Chieti, vai. Amerigo, secondo me, tendenzialmente non so che cosa dirà. No. Amerigo, no. Non lo so, quell'altro, come si chiama quello che gli hanno trivellato, dice che la trivellando la terra vengono i terremoti. Chi è quello là? Dove l'ha letto quella roba là? Abbiamo già avuto prima il geologo lì, dov'è quel commerciante, presidente dell'Istituto Nazionale di Geologia. Che cosa ha detto quello? Amerigo, provincia di Chieti, vai, Amerigo. Ma siamo al delirio ormai. Dai, vai. Giuseppe, dimmi. Ecco. Ciao, buonasera. Dimmi. Ascolta, no, io ti volevo dire una cosa. Intanto ringrazio il passaggio che hai fatto, quel messaggio te l'ho mandato io della Roberta che ha augurato Vabbè, me l'hanno mandato in 40.000 in realtà, sì. Un sacco di gente, anche tu, va bene, ti ringrazio. Io comunque te lo dico perché sono uno dei genitori che ha dovuto curare all'ospedale di Pescara un figlio per una di queste terribili malattie. Cioè un cancro, tuo figlio ha avuto un cancro. Un tumore. Aveva 12 anni, quindi ti posso dire. Certo, sei incazzato, ancora, quando senti un imbecille che dice una cosa di questo tipo, sei incazzato. Ho certo. Ancora l'odore della necrosi, delle cure devastanti, quindi ce l'ho per tutta la vita questo odore. E questa stronza, questa stupida si permette di dire certe cose. Intanto se una persona degna dovrebbe dimettersi da tutti gli incarichi che ostenta, che banta nel suo profilo. Vabbè, ma adesso quella si dimette, quella credo che abbia un'azienda privata. Questa qua è una poveraccia, ha augurato la sofferenza e la morte di un bambino per far soffrire la mamma o il papà, i genitori di quel bambino. Io mi sento toccato pure io da questa cosa. No, ma tu hai ragione a essere toccato, sei una cretina su Facebook, su internet. Primo, io sono uno che mangia la carne, mangio normalmente per nutrirmi, non per fare. Abbiamo capito che sei incazzato perché tuo figlio sono ha avuto un tumore, per carità, e questa signora qui ha detto che quel bambino là che mangia la bistecca dovrebbe. Questa stronza la prenderei, la porterei all'ospedale di Pescara dove tante donne, tanti uomini, oltre quelli che curano, vanno si traversano da clown per alleviare il dolore di questi bambini, gente che fanno sacrifici gratis. Allora? E la farei fare lì, gli farei fare
la pappagalla. No, un po' la volontaria per una settimana, dai, una volontaria là. Questa qua deve imparare l'odore della necrosi di queste malattie, lo deve la notte deve addormentarci e la mattina risentirlo sempre. Ciao Amerigo, ciao tesoro. Ciao. Emilio, provincia di Pavia, vai. Oh, Emilio. È pronto? Dimmi, sì. dimmi. Ho tutto il diritto di non accogliere. Bella, avanti tutto. Allora, però, io abbiamo recuperato, ovviamente, secondo noi, attraverso i nostri potenti mezzi, il numero di telefono di questa signora che si chiama Roberta Montagna, la quale, ripeto, è una signora come tante altre, Roberta? Però montagna come le montagne, no? Mm. E il problema vero di questa signora è che non è un'estremista vegana, va oltre l'estremismo vegano, è anche ha una società, credo, ammirandola da quelle parti là. E ha scritto accanto a una foto dove c'è un bambino che mangia una bistecca di carne, ripeto, un bambino che mangia una bistecca di carne, speriamo crepi di cancro da giovane. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Lei si chiama Roberta? Sì, ma con chi parlo? Sì, buonasera, chiamo da Milano, buonasera. Sì, ma... Salve, mi chiamo Giuseppe Cruciani, buonasera. Quindi? Volevo capire, lei ha scritto speriamo crepi di cancro da giovane sotto la foto di un bambino? Sì, su può Twitter. Può essere? Sì. Sì, può essere. No, può essere, se l'ha scritto, l'ha scritto. Come mai l'ha scritto? Ma con chi sto parlando, per capire? Giuseppe Cruciani. Sì, Giuseppe Cruciani, chi è? Un avvocato? Chi è lei? Giuseppe Cruciani. Un giornalista. Volevo capire se lei ha scritto questa frase. Non lo posso sapere, ne ma scrivo tante. Se no. Lei ce l'ha, ma scusi, io sono in ufficio, adesso io non so chi è lei. No, lei l'ha scritta o no? L'ha scritta, mi sembra di capire, no? Buona serata. Come? Ha chiuso il telefono, state vicente. Intervengo io, va? La roba incredibile. No, aspetta, che questa non risponde subito. Non risponde subito. Se la chiamiamo subito, non risponde. Una roba incredibile. Comunque ha confermato, l'ha scritta lei, perché ogni tanto uno potrebbe avere dei dubbi, no? Sai, su internet fanno le copia e incolla, hacker, cose di questo tipo. Gaetano, Bergamo, vai. Pronto? Vai. Fermo, che abbiamo recuperato di nuovo, siamo di nuovo in linea. No, quella là, la super vegana. La super vegana che ha detto che no, è contenta. Ma chi è la Cannuna che vuole intervenire aspetta, su questo? Dopo, se, aspetta, che c'è la super vegana che ha detto, è libero adesso, che ha detto quella cosa là, il bambino che deve morire di carne. Pronto? Scusi il collega, guardi, sono Parenzo, buonasera intanto, mi presento. Mi manca proprio Parenzo, sì. Fede, sono i tuoi amici, quelli che ascolti sempre, te li vuoi parlare tu? Sì, no, chiedo scusa signora per la veemenza con la quale il collega Giuseppe Cruciani ha provato a porle una questione per noi esiziale, ma le chiedo perdono perché è stato davvero maleducato e inopportuno e quindi volevo... Come sempre il suo esattamente, collega, il suo collega è sempre maleducato esattamente. E inopportuno. Quindi per questo volevo chiederle scusa. Volevo chiedere. Bene. Ci ho detto però una piccola considerazione. Come mai lei su Facebook ha postato la foto di un bambino che mangia carne? Non ho postato niente, l'ho postata ecco, io. Mi spieghi allora con grande calma. Io faccio parte di un gruppo di vegani. Sì. Il gruppo è stato hackerato con furto di identità. Sì. Coloro che hanno hackerato il gruppo hanno postato queste foto che non è solo quella del bambino, ma svariate. Svariate, sì. Dopodiché io ho commentato sotto con quello che ritengo. Cioè lei ritiene che se un bambino mangia carne debba morire di cancro, giovane? No, io ritengo che chiunque rubi l'identità in un gruppo e posti la foto di un bambino di sua conoscenza, perché non lo conosco io, quindi può essere suo figlio, può essere suo nipote, l'ha posta lui. Quello che spero è che le persone che hanno creato questo gruppo non arrivino a Natale. Io l'ho chiamata con tutte le buone intenzioni, ma... Certamente. Ma, e qui chiamo in causa il signor Cruciani che giustamente ha avuto l'idea di interpellarla. Prego, professore. Scusi, signora, io non voglio litigare con lei, Non voglio litigare, no? Assolutamente. No, perché lei di solito con tutti quelli che sono vegani litigano. No, assolutamente, io sono amico di un sacco sono amico di un sacco di vegani, figuriamoci. Ah sì, ed è per quello che lei porta i conigli vivi e li spella direttamente in trasmissione. Beh, no, i conigli erano morti. Ma li ha spellati in trasmissione, non, li ho spellati, non è una bella cosa. Non li ho spellati, erano già stati spellati, signora. Non è comunque una bella cosa. Ma non è una bella cosa. Questa è istigazione all'odio. Ma non è nessuna istigazione all'odio, perché il coniglio viene mangiato nelle case degli italiani tranquillamente, senza problemi. Certamente. Finora. Se lo mangia perché gli piace mangiarlo e non fa apposta per provocazione, non mi interessa.
però, scusi, se lo fa per provocare mi interessa. Sì, va bene. E io commento. Scusi un attimo, lei ha commentato anche: speriamo crepi di cancro da giovane. Ora, lei non, sì, non mi può dire allo che la di tanti, sì, da... di tanti. Cioè, se lei cerca sul mio profilo, vedrà che di per tante cose troverà, sì, questo augurio. Perché allora, me lo auguro. No, lei se lo augura benissimo. Dunque, non è riferito, non è riferito all'hacker, non diciamo stronzate. È riferito all'hacker. No, è riferito al bambino, signora. È riferito al bambino. Amen. Ma tanta gente muore giovane, io che ci posso fare? Cioè, no, no, però scusi, no, questo è interessante perché è importante sottolineare. Ma guardi, nessun problema. Lei spera che chiunque mangia carne, che chiunque, no, 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 lei che spera che chiunque mangia carne muoia di cancro. Lei no. Chiunque posti la foto di un bambino che può essere suo figlio o suo nipote, perché io che non lo mangia conosco carne, questo bambino che mangia carne, merita per me di non arrivare a Natale, lo pubblichi con i manifesti. D'accordo, però lei ha detto anche, questa è una cosa orribile naturalmente, è una cosa orribile, orribile. Fa schifo, fa schifo. Cose orribili, guarda, ognuno è suo gusto, io per me ci sono cose più allora, orribili. Però lei ha scritto, speriamo crepi di cancro da giovane, ed era riferito chiaramente al bambino, non mi dica di no, era riferito... Questa è una sua interpretazione, no, che io non contesto. Ma scusi, ah, non contesta, cioè è così? No, 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 non lo contesto. Però non ho neanche tempo di contestarlo, sì, io lavoro, ecco, sto lavorando. Però lei deve ammettere che è così, perché è così. E dopo che... No, ma semplicemente per la verità, per la verità. Lei ha ogni diritto di tirare tutte le conclusioni che ritiene. Posta lì, è visibile. Secondo lei, secondo lei chi mangia la carne che cos'è? È un problema suo. È un assassino chi mangia la carne? Io il mio, certo, no. Sì, anche un assassino, sì. Cioè complice di una strage, sì. Complice, certo, di una strage. Sì. Sì, sì. Cioè, dunque, chi continua a mangiare carne. Ma io scrivo tutti i giorni, non è che è una novità. No, ma beh, uno può dire anche che Hitler ha fatto benissimo nella sua vita, per carità, ma va bene. Ma cioè... probabilmente per tante cose, in effetti, non era male. Non era, per esempio, era vegetariano? Non lo so, non ho mai mangiato con Hitler. Non Hitler, però. Però amava i suoi cani. Dunque, non era male, sì, per tanti amava aspetti. I cani, no, però, amava diciamo i cani. Che ha ucciso 6 milioni di persone pur amando i cani. Oh, beh, sì. Quanti animali stanno morendo ogni giorno? Ah, cioè, quanti, secondo lei è uguale? Necessariamente. No, scusa, sì, uguale. È uguale. Ma io, no, in certi casi è superiore all'animale. Cioè, no, lo sterminio degli animali è peggio di quello degli ebrei. Sta dicendo. Non degli ebrei. Io non faccio distinzioni. Beh, se l'ha detto prima gli ebrei, Hitler, stiamo parlando. No, Hitler me l'ha proposto lei. Se vuole possiamo parlare di Stalin, che comunque non ha ammazzato gli ebrei, ma erano sempre umani. Sempre umani, la sì. Stessa cosa. La stessa cosa. Cioè, lo sterminio che è in atto adesso è un genocidio. È un genocidio. È un genocidio. Se lei guarda il mio profilo, vedrà che in tanti, tantissimi post, io mi auguro che venga la bomba atomica. Tipo? Su tanti posti. Tipo? Non so, la Cina? Bomba atomica in Cina. Bomba atomica. Perché mangiano, sì, perché sì. Cosa? Vado pure a vedere. Ma anche in, anche in Italia ci sono gli allevamenti intensivi, allora. Cioè, bomba ma per l'amor di Dio, per me chiunque commette un'atrocità contro un animale va massacrato. Merita di crepare. Merita chiaro, di... Cioè, per esempio, chiaro. Che ne so, chi maltratta un animale... Io penso che moltissima gente mangi carne perché non li vede uccidere, cioè non vede come muoiono e non li devono uccidere loro. Mm. Però quelli che lo fanno fisicamente, che maltrattano gli animali anche nei macelli ed è pubblico. Cioè quelli, i macellai che farebbe non lei? Non il macellaio che vende la carne in bottega, no, quelli che lavorano nel macello e che vanno uccisi. Le gambe che si spaccano, le buttano le vacche che si spaccano le gambe. Vanno uccisi. Almeno fatti le stesse cose, ecco, buttati dalla finestra che si spacchino le gambe, così capiscono. Beh, questo è interessante. I lavoratori, diciamo, dei macelli, ma i lavoratori dei macelli vanno buttati dalle finestre, così si spezzano le gambe. I lavoratori dei macelli sono pagati per eventualmente sopprimere la vacca, non per spaccarle le gambe. Ma fanno tutto nel rispetto della legge, mi pare. No, assolutamente. Fanno il loro mestiere. Assolutamente no. Il loro mestiere è sopprimere la vacca e non farla soffrire inutilmente. Infatti, prima. Così fanno. La legge italiana prevede che l'animale non soffra prima di morire. Se e viene punito uno. Infatti esiste una legge se l'animale viene maltrattato o ferito. Comunque, signora, resta il fatto non che lei... Non ucciso, però. Non viene ucciso. Resta il fatto che lei ha scritto, sì, speriamo crepi di cancro da giovane, con la foto di un ragazzo, di un bambino che mangiava una bistecca di carne. Ed è una cosa... Che però non ho pubblicato io. Lei non l'ha pubblicata, però l'ha commentata. Ha scritto quella frase là. Ed è una frase agghiacciante. Perché quel bambino deve vivere. Quel bambino deve vivere. Quel bambino deve. Cosa deve diventare? Se deve diventare come tanti, non è una grande perdita se non lo diventa. Ma lo decide lei, scusi. Chi lo decide lei? Chi lo decide lei? Chi lo decide lei? Era meglio che morissero da giovani. Lei non sa. Cioè lei è la stessa che ha carenza di animali e vuole uccidere i bambini che mangiano la carne. Perfetto. Ma ragazzi, veramente incredibile questa cosa qua. Non si pente assolutamente. Speriamo crepi di cancro da giovane. Non si pente assolutamente. Assolutamente no. Assolutamente. Tra l'altro l'ho scritto ieri sera, quindi non avrei avuto neanche il tempo di pentire. No, ma magari in un momento così. Non si pente. Vabbè, arrivederci signora, arrivederci. Grazie. Buona grazie, serata. Grazie.
Allora, Roberta Montagna, la signora che avete ascoltato prima al telefono con me, David, continua a scrivere: se fosse stato vostro figlio ad essere mangiato, cioè tu ti rendi conto, no? Cioè, praticamente fai il paragone tra quel pezzo di carne di bistecca e il figlio. Magari quella era carne di un cucciolo. Era carne Mamma. Di un cucciolo. Roberta Montagna, avete sentita dire che in fondo Hitler amava i suoi cani, dunque non ha fatto poi delle cose malvagie, eccetera, eccetera, eccetera. C'è chi mangia la carne complice di un assassino. Insomma, chi più ne ha più ne metta, la solita retorica nazi vegana, dai. No, si chiama delirio e basta. Ma sì, ma questo non c'è dubbio. Allora, Laura, hai sentito la nazi vegana di prima? La signora c'è. Laura da Milano. Infatti, allora, mentre era in attesa, è intervenuto il direttore sì. di della radio e mi ha detto di... Allora, io ho pensato, questa che ti ha detto il direttore? Non è il direttore. Ah, sì. Mio padre è morto di cancro a 58 sì. anni. Sì. E scopassero un po' di più questi vegani, cioè perché cioè tutto gente finisce che fa sempre questi ragionamenti, cioè dovrebbero pensare un po' di più all'amore, al sesso. E sarei io il direttore della radio, secondo me. No, non so chi l'ha detto. No, è intervenuto un signore che mi ha detto Laura, devi rimanere un attimino in attesa, poi ripartiamo con te. Non è il direttore della radio, sarà Mercurio, Riccardo Poli, non è il direttore della radio. Non lo so. Cioè solo lei che deve far diventare direttore della radio Mercurio. Ma di chi stiamo parlando, ragazzi? Vabbè, un CEO è Riccardo Poli che ha risposto. Vabbè, qual è il problema? Vero, comunque, ma Mercù è un signore che non sa fare neanche la O con un bicchiere, ragazzi miei. Ma di che parlate? Ma adesso ti voglio bene perché tu mi sei.